Ciao a tutti amici e bentornati su Videogiocatrici. Oggi faremo un bel po' di unboxing di edizioni limitate e collector di quelle proprio belle 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 su cose. E cominci tu magari. Comincio io, sì, con dai, un pezzo di storia. Come sapete io adoro i giochi dei Mac e non potevo esimermi nei lontani anni 2000 a prendere questa, l'edizione speciale Mac Collection, che include Mac Commander Gold e MechWarrior 3 con l'espansione Pirate of the Moon. Allora andiamo a vedere cosa c'è dentro. Innanzitutto c'è la maglietta, la maglietta di MechWarrior 3 ufficiale. Ok, ovviamente ci sono i giochi. Sono due giochi: MechWarrior Commander Gold è un isometrico strategico, MechWarrior 3 è il pilotaggio simulatore di Mech. All'interno troviamo il manuale BattleTech per MechWarrior. Oh. Vero è proprio manuale. Manuale descrittivo che tutti gli amanti di Mech possono apprezzare, anche con lo stile militare di presentazione delle cose. Questo me lo sono stampato perché alcune cose non c'erano, allora ho dovuto stamparmele dal PDF incluso nel manuale. E il librettino di reference. Non è un grande, come si dice, special edition. Tuttavia, all'epoca non è che erano molto comuni. Io l'avevo preso perché volevo MechWarrior 3. Mi sono beccato Mech Commander, che comunque in edizione Gold è un bel gioco isometrico. Poi c'è la maglietta, cioè continuo a portarla tutt'oggi e sono passati quasi 20 anni. Bella. Sì, è semplice, lineare, molto carina. Ah, un giorno dobbiamo giocarci, che io ancora non conosco bene queste serie. Ma ti piacerà, vedrai. Sì. Allora, proseguo io con... Sì, intanto reinscatolo. Un gioco di cui abbiamo già parlato nei buoni propositi per quest'anno, dove ho detto che volevo finire. Stiamo parlando di Vembrace Cold Soul. Allora, questa edizione è della Game Ferry, che è un'azienda tedesca che stampa alcune limited edition di giochi indie. Come potete vedere, la scatola è quella della Game Ferry, quella con il simbolino è quello loro. E dentro cosa abbiamo dentro? Un po' di cose bellissime. Allora, questo qua che mi sembra essere tipo un piccolo portachiave. Ecco, che c'è il riflesso. Un francobollo, mi pare sia un francobollo. Ma è valido? Se ci posso spedire le lettere? Non saprei, qua c'è scritto qualcosa. No, non penso, no, è un... Un fake. È un fake. Un fake francobollo. Se riesce a vedere qualcosa, sì, dai, si riesce. Un fake francobollo. Poi abbiamo la colonna sonora, che io quando vedo le colonne sonore non facendo. Dai, infatti ci sono due cose che a nostro parere non dovrebbero mancare mai nelle special edition. Sono le colonne sonore e gli artbook, perché sono le due cose che definiscono poi la nascita di un gioco, mette in movimento e unisce le due cose. Che tra l'altro la colonna sonora ha anche il suo bel libricino qua con tantissimi bei disegni che potete vedere. L'arte di questo, in questo gioco è veramente veramente spettacolare, ecco. Sì. E ve ne ho già parlato nel appunto video sui buoni propositi. Attenzione, se... La numerazione è un'edizione limitata, quindi se avete fortuna l'ho trovata ancora su Game Ferry, ma temo che sia già stata sold out. Abbiamo il poggia tazze, poggia bicchieri, porta bicchieri, sì. E poi abbiamo un vero e proprio artbook, che non è soltanto un artbook in realtà, perché ci sono anche tantissime note su il mondo. Sì, c'è molto lore. C'è moltissimo lore, i vari personaggi. Che poi hanno dei disegni, classi, delle grafiche. Le varie classi. Funge un po' da manuale, un po' da
un po' da artbook in realtà, ecco, da approfondimento del lore di questo mondo che è veramente molto ben caratterizzato, ecco. E spettacolare anche pensando che sono stati gli stessi di The Comaricat a fare questo gioco. Di cui vi consiglio di andare a vedere un altro video. E qua c'è il gioco. E qua c'è il gioco. Potevate pensare che non ci fosse. Semplicissimo, ma c'è. Gioco con, merita menzionarlo, anche una copertina reversibile. Quindi potete scegliere quella che vi piace di più, ecco. Bella edizione contenuta nelle dimensioni, ma ricca molto di cose, sugosa, molto... sì. A te. A me. Ah, invece io prendo qualcosa di molto poco contenuto nelle dimensioni, fammi spazio. Non so neanche se entrerà nell'inquadratura, infatti, no. No. Ok, eccolo qua. Valkyria 4 Chronicles. Questa è la Memories from Battle Premium Edition. Yeah. Ecco. E come potete vedere è un bel bestione. La confezione si sfila e rivela un formato in stile militare. Che a sua volta può essere aperto, consiglio di farlo, se no è difficile giocarci. Eccolo qua. Allora, abbiamo il gioco. Okay. Che tra l'altro include vari DLC molto carini, ve li consiglio. Questo qua da sfilare. Il modellino del carro armato protagonista. Bello! È favoloso. Bello. Devo ancora trovare come esporlo bene a casa. Pensavo di metterlo vicino a Cloud di Final Fantasy VII Remake. Per chi ci ha seguito sapete di cosa parlo. E ovviamente quello che io adoro, gli artbook. Ah, è fatto tipo il diario. Fatto come del diario del protagonista, che si raccoglie sempre le note, racconta le storie. E ci sono tutti i personaggi, i disegni, qua c'è tutto il gruppo, per esempio. Poi io adoro gli artbook, cioè, datemi un artbook con il motto della compagnia in copertina. It will be done. Sarà fatto. C'è ancora qualcosa? Sì, è vero, c'è ancora una cosa. L'adesivo con Ragnarok, il cane da salvataggio della squadra. Bene. Che ovviamente non incollerò mai da nessuna parte, ma è bellissimo. No, è troppo bello, sì. Non è un grande contenuto come confezione, però è già molto molto soddisfacente. Già il caro armatino, armato, bellissimo. È finito il caso trasparente. Qua. Il caro armatino è fantastico. E poi il gioco in sé è una cosa spettacolare. I DLC sono proprio i DLC che riescono ad arricchirlo meglio, secondo me, fra i vari DLC disponibili per questo gioco, che sono tanti. E la confezione poi è bellissima, già da sé da esporre, sia messa in orizzontale tipo così, oppure con la sua copertura la potete mettere in verticale. Questa si trova ancora, che è veramente un bel blocco da far vedere agli amici e vantarsi. Sì, decisamente. E parlando di dimensioni particolari considerevoli, Neverwinter Nights, che qua è l'edizione PS4. Però... qua non entra nell'inquadratura, quindi vediamo sto qua. E questa, allora, Neverwinter Nights, come sapete in tanti, è un gioco vecchio, risale al 2000. Esatto, questa è l'Enhanced Edition, che è un po' una remaster della... In realtà hanno fatto la Remastered Edition, la Diamond Edition, e questa è l'ultima uscita da poco, l'Enhanced. Ha le varie espansioni... Leggermente migliorata nella grafica, sistemati vari bug... è molto bella, devo dire, ci stiamo giocando in due in questo periodo. Sì, ci stiamo giocando in due online in questo periodo e ci stiamo divertendo molto, ecco. E dentro questa fantastica scatola c'è il gioco. In realtà no, il gioco era a parte praticamente. E mi ha telefonato, mi fa tutta preoccupata, ma non c'è il gioco! Perché l'ho comprato su Amazon e mi hanno spedito la classica scatola di cartone. Apro la scatola, cosa trovo dentro? Trovo lo scatolone qua. Che bello! Apro, guardo tra i contenuti e non c'è il gioco. Il gioco era in un compartimento sotto la scatola, che, cioè, pensavo per un attimo, ho detto cavoli, ho comprato un press kit, e invece no.
È soltanto che dentro non ci sta, c'è già troppa roba dentro. C'è parecchia, in effetti. Allora, andiamo a vedere. La cosa che mi piace di più di questo set è la scatolina con i dadi classici dadi da Dungeons and Dragons. Non so se si riesce a vedere, sì, dai. E già questo merita, perché è un'edizione. Sì, anche perché è un'edizione che non costa molto. Con prezzo contenuto, sì, mi pare 20 qualcosa, forse 30 al massimo. 35 forse. 35 addirittura, sì, ma comunque è un prezzo basso. Poi qua abbiamo un piccolo, penso, diario, che è in pelle, la copertina è in pelle, poi vabbè. Classico diario dove potete prendere nota delle vostre avventure. Sì. Abbiamo delle varie carte di personaggi del gioco, penso, sì. Suppongo un medaglione che pesa tantissimo anche, di Neverwinter Nights, ok, con il simbolo proprio pesante. Un paio di spille. E poi abbiamo infine un bel poster. Ma quello penso sia il contenitore, questo sia il poster, no? Sì, hai ragione. Il contenitore è fatto talmente bene. Sì. E c'è il poster con la mappa. Vediamo se riusciamo a inquadrarla qua. Okay. Con la mappa della Costa delle Spade. Ah, sì, sì. L'ambientazione classica, anzi va in verticale in realtà, di Forgotten Realm. Bello. Molto, molto bello. Sì, fatto proprio tipo vecchia mappa, quindi invecchiata e leggermente difficile da leggere. 2019 Made in China. Però tu hai un'altra collector. Un'altra collector interessante che sì, si collega all'argomento. Adesso sì, fammi spazio. Sì, e ora io ho da presentarvi qualcosa di estremamente collegato, però molto molto più vecchio. Siamo sempre negli anni 2000 e vi presento Neverwinter Nights 2 Lawful Good Edition. All'epoca furono fatte due edizioni speciali per Neverwinter Nights 2, la Lawful Good e la Chaotic Evil. Ho scelto la Lawful Good pensando che probabilmente abbiano premiato di più buoni come bonus, diciamo. Ah, ok. Il gioco infatti include un oggetto speciale unico nel codice di gioco, non è un DLC, all'epoca non si usava, ed è un anello che vi dà determinati bonus. Non so cosa ci sia in quella del Chaotic Evil, non sono mai andato a indagare. La scatola contiene anche la miniatura di un gigante delle tempeste, da usare quando giocate a Dungeons and Dragons, è perfettamente in scala con i modelli ufficiali, 28 mm. Wow! E sì, tra l'altro non l'ho mai incontrato nel videogioco, se qualcuno sa se c'è, mi fa un favore. L'anello, ancora nella confezione, non l'ho mai tirato fuori, del Lawful Good, ho scritto Lawful Good sul lato. Proprio. Ovviamente abbiamo il gioco, il manuale di istruzioni del gioco. Un tempo si facevano queste cose. E poi c'era questo che non sapevo fosse presente nella confezione, si vede che non avevo letto bene in retrocopertina, ovvero aspettate, lo apro. Ma va? Neverwinter Nights con tutte le espansioni. Oh, pazzesco. Wow, ok, huh. Poi c'è l'artbook Lawful Good con i vari antagonisti, i vari personaggi, idee, sketch e dicendo. È piccolino, ma è comunque un artbook, come vi ho detto, secondo me è una cosa fondamentale da avere in un gioco. Mm-hmm. Quando compro una Deluxe Edition, la solita Costa delle Spade, qui più a colori, sì, meno, ma è sempre lei. C'è Neverwinter, c'è Waterdeep e via dicendo, e un po' di pubblicità. È una bella edizione, secondo me, molto carina. Neverwinter Nights 2 è un gioco che ha sofferto molto l'uscita perché era strapieno di bug, ma con
con le patch uscite in seguito è diventato molto giocabile e io sono riuscito a finirlo finalmente 3 o 4 anni fa. Perché prima mi si impallava sempre qua e là. Tra l'altro odio quel cavolo di bardo gnomo. Lui e il suo golem. Ok, se passiamo a Knights of Azure. Voglio i fischi da parte di tutti i ragazzi. Fate un po' di catcalling. No, non fate questo sui vostri video, non è carino. Ecco, in Giappone è chiamato Yoru no Nai Kuni. Ecco, questa è l'edizione PS4, la Collector, che è disponibile soltanto in versione giapponese. Infatti il retro copertina noto è tutto in giapponese. Sì, se vedete qua proprio la versione giapponese, ecco. Esiste praticamente una collector molto simile anche in versione PS Vita, se non sbaglio, ecco, la trovate sia per PS4 che per PS Vita. E in questa bellissima scatola cosa abbiamo? Il gioco, versione giapponese, che non ho aperto perché ho anche la versione ovviamente europea. Una cosa con un codice che non mostreremo. Anche però se, anche quella è scritta in giapponese. Anche se è tutto in giapponese, però magari qualcuno sa il giapponese. Abbiamo quello che mi piace sempre, ecco, le colonne, una colonna sonora. Colonna sonora che adoro e ho preso questa Collector Edition soprattutto per questo motivo, per la colonna sonora. Ben due CD ricchi di stupenda musica. Ecco. Poi abbiamo una cosa che fa molto vintage in realtà, che ah sì, tipo se riesce ad estrarla, quelle stampe olografiche, le stampe olografiche che si facevano un tempo, non so se qua sulla telecamera, non so quanto si vede in telecamera, ma vi assicuro è olografica, esatto. E poi? Poi abbiamo un altro pezzo forte, l'artbook, perché l'arte in questo gioco, adesso vi mostro un file, è bellissimo di... Io penso di aver passato almeno mezz'ora a sfogliarlo, è stupendo. Ecco, queste sono, ma potrei passare ore a guardare come sono realizzati questi modelli, è veramente veramente qualcosa di spettacolare, ecco. E infine abbiamo un poster da appendere in camera o in bagno per i maschietti. Sì, in effetti è più da... Sì. Non vorrei dire. È un po' fanservice questo poster. Leggermente. Anche se io il gioco in realtà... Nel suo pubblicizzarsi ha puntato abbastanza sul fanservice. Tuttavia è un bel gioco. Tuttavia nel gioco non c'è così tanto come serve. È piuttosto un gioco dalle atmosfere cupe, gotiche, molto 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 carino. Io ve lo consiglio e ne parlerò più approfonditamente, perché è un gioco che mi è piaciuto tantissimo. E passiamo invece a qualcosa di recentissimo. È appena uscita in super edizione speciale di Samurai Showdown Neo Genesis Collection. Bellissimo scatolotto qua, che include Samurai Showdown, Samurai Showdown 2, Samurai Showdown 3, Samurai Showdown 4, Samurai Showdown 5, Samurai Showdown 5 Special, Samurai Showdown 5 Perfect, che è per la prima volta rilasciato al pubblico. Sì, esclusivo. Allora, proprio. Si apre per rivelare una splendida confezione di cartone. Sì, questo in realtà ricorda un po' le confezioni di cartone dei cartuccioni dell'MVS, per chi conosce. E infatti c'è la mega confezione in stile Neo Geo. Ma è un gioco per PS4. Sì, una collection. Questa di giochi. Si apre e infatti dentro abbiamo il gioco PS4, che devo ancora provare. Sì. Forse vedrete qualche gameplay in video. Sotto il gioco si nasconde una finta mini cartuccia sì. per un finto Neo Geo di Samurai Showdown. Poi abbiamo la colonna sonora. Questa l'ascolterò anch'io, mi sa. In doppio CD.
E quella cosa che io adoro in tutte queste cose, l'artbook. Io adoro gli artbook, non finirò mai di ripeterlo. Cioè, questo presenta tutti i vari artisti che hanno collaborato con la loro descrizione e una loro opera legata al gioco. Sono bellissime, semplicemente fantastiche. E questa è l'edizione Limited Run Games, che è appena arrivata qualche giorno fa, dopo averla preordinata tipo mesi fa, sì, l'anno scorso a ottobre, mi pare. È veramente splendida. E procediamo con il pezzo forte della serata, nonché ultimo. L'ultimo pezzo di questa serata. Un gioco che ho adorato, che hai adorato anche tu. Che sì, che pensavo fantastico. Non mi sarebbe mai piaciuto, invece è bellissimo. Persona 5 Royal. Eccolo qua. Con la confezione che scappa, essendo un ladro fantasma. Oh, questa è la sovracopertina della confezione. Ma anche la confezione. No, facciamo vedere anche la confezione, che è bellissima. Sì, questa è la confezione vera e propria sotto la copertina. Ok, aprendola dentro troviamo il gioco, la versione royale del gioco, anche lì sopra la copertina, e dopo sotto c'è lo steelbook che è molto molto carino. Chi ha preso la steelbook edition lo possiede anche questo. Esatto. Dentro non mi pare che ci sia nulla, no, di c'è importante. C'è un gioco, cos'è il manualino, no? C'è un manualino. Cioè sarà un disclaimer tipo non adatto ad epilettici. Sì, proprio piccolo. Comunque anche l'interno dello steelbook è piuttosto carino da vedere. Poi ovviamente c'è quello che desideravo ardentemente. D'altronde è un gioco per cui merita davvero. Sì. Io ho già la colonna sonora del 3 normale, in versione normale. Questa qua sono i brani che sono stati aggiunti nella versione royale, praticamente, ecco. Con ovviamente sul CD il personaggio nuovo, Kasumi. E scavando più a fondo, aprendo in profondità, cosa abbiamo? In profondità abbiamo abbiamo un artbook, ecco qua. Mostriamola. Ecco qua, questo è il nuovo personaggio. Spoiler alert! No, vabbè, tutti sapevano, hanno pubblicizzato la nuova versione del gioco proprio mettendo tantissimo in avanti questo personaggio. Vediamo qualcos'altro. Ecco qua, abbiamo il mitico Ryuji Sakamoto con il suo persona. Ecco qua, un Captain Kid, sì, giusto. E inoltre abbiamo una cosa super... Ah sì, questa è super trash, super, ma è bellissima, LOL, non si può LOL. Non volerla. Ecco. Forse chi era andato a vedere cosa contiene l'edizione speciale lo sa già, è veramente di un trash, ma è talmente trash da fare il giro e diventare una figata unica. C'è anche lo stand, credo. È giusto, sì, c'è anche lo stand. La mascherina. Show me true form. La mascherina che viene inclusa di stand per esposizione. Che è anche molto carino come stand. Aspetta, togliamo questa cosa appiccicosa. Così. Dicevamo, la mascherina sul suo piccolo espositore, molto carina. Quindi o la mettete qua in esposizione nella vostra camera a fare invidia agli amici, oppure l'indossate e andate in giro certo a prendere le sigarette, a fare la spesa. Questo lo utilizzeremo per qualche video, sono sicuro. Sì. Lo so, devo assolutamente farlo. Show me the true form. È bellissimo. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ecco, abbiamo noi siamo scelto... adesso perderemo la prossima mezz'ora a risistemare le scatole. Abbiamo scelto alcune
di quelle che ci piacciono di più, ecco. E beh, se vi interessa, comunque fateci sapere che di limiti da mostrarvi ne abbiamo, ecco. Ne abbiamo ancora. Sì, e... sì, ce ne sono ancora un paio. Un paio, sì. Se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, è molto importante. Ma soprattutto like noi. E condividete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao da Kera. E ciao da Draki. Ciao. Ciao. Cuoricini.